Un pugno al petto, via Castaldi stamattina. Di volata, un'occhiata fugace. Non si può stare troppo in strada. Ed è insopportabile guardare quelle serrande chiuse del Teatro Italia. Basta nulla per trasformare una folla entusiasta di spettatori in fila nel silenzio assordante del vuoto assoluto. Non mi arrendo, mi fermo, apro le serrande ed entro. Mi ricordo tutto. I genitori, folli e passionali, il pubblico entusiasta, le voci al foyer. Si è appena conclusa la nostra ultima commedia. Visto la tela rossa chiusa sulla platea di centinaia di poltrone riposte ed è stato triste, assai. Risento l'effluvio delle quinte, l'eco che rimbomba tra le sorde mura. Chi è di scena? È il tiro della corda alla ribalta che mi emoziona ancora. Ero lì a godere. Come sempre, dall'invisibile finestra che dà sul palcoscenico. L'ho sognato stanotte. Bianco come inchiostro, fanno i treni sopra il mare tutto blu, e le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Du 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 du. Quando dicchete, 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 sento che è guarito il cuore dall'estasi d'amore. Thank you.
C'è nessuno? C'è nessuno? Voglio lasciare da sola! L'assenza di quegli sguardi che ti fissano nella penombra al di là della ribalta e del chi è di scena chiamato a cadenza dall'adrenalinico regista.